Mister, allora, solita vigilia delle ultime settimane, poche parole, ci sono da fare i fatti, la gara può assomigliare a quella di mezz'ora perché troverete un avversario col coltello fra i denti che sta facendo meglio fuori che in casa, però insomma viene da una bella vittoria. Sì, la squadra è pronta e deve, come abbiamo detto in questi ultimi weekend, parlare poco, fare pochi proclami e concentrarsi molto su quello che deve fare in campo. È una partita complicata su un campo complicato, vengono da un'ottima vittoria loro, veniamo da un discreto percorso noi, anche se mi aspetto una crescita dal punto di vista del gioco perché una volta per il campo, a mezz'ora, abbastanza impensabile giocare, ma domenica potevamo sicuramente fare meglio, anche se abbiamo vinto contro una grande formazione. Perdi un uomo importante dietro, ti chiedo come sta, che è Rossini, come sta Frisone e come stanno gli altri acciaccati. Allora, beh, Rossini sicuramente out perché dovremmo fare un po' delle valutazioni strumentali per l'infortunio, però ieri sera si è fermato, abbiamo aspettato stamattina per avere notizie un po' più corrette, ma diciamo ci sono tutti i presupposti per un piccolo stiramento. Frisone è rientrato dalla settimana scorsa, questa settimana ha fatto tutta la settimana piena, è disponibile. Vediamo se riuscirà a fare tutta la partita perché chiaramente viene da un periodo un po' di inattività. Tentoni e Rondini come stanno? Tentoni e Arrondini sono da valutare in nottata perché hanno tutti e due un acciacco, speriamo recuperabili almeno per la panchina. Si apre, sarà l'ultima gara prima della riapertura nel mercato, questo quanto influirà? E ti faccio un nome su tutti, Cortesi, un giocatore che ultimamente hai utilizzato poco, su di lui c'è qualche voce, magari ci sia una chance per lui domani, può cambiare l'inerzia, è uno di quelli dati eventualmente in partenza. Ma qua noi vogliamo gente motivata fondamentalmente, quindi la gente che deve rimanere a Carpi sapendo che ci sarà un campionato importante da portare a termine con tanta concorrenza e quindi per la gente stimolata penso che a Carpi ci sia lo spazio. Cortesi è uno come tanti che magari hanno richieste, ma noi domani vestirà la maglia del Carpi e spero che ci dia anche delle grosse soddisfazioni. C'è un sogno nel cassetto fra i giocatori acquistabili da altre società che lei vorrebbe arrincarci per migliorare un po' la qualità della squadra? Ma sinceramente io sono molto contento della squadra che ho, quindi, e quindi mi prendo le colpe delle lacune che abbiamo avuto fino ad oggi, perché secondo me questa squadra ha un potenziale veramente importante, superiore alla classifica che ha oggi.